sono sempre pronti ad ascoltare, ad offrire parole di speranza. I cappellani d'ospedale rimangono vicini a tutti i malati nella dolorosa esperienza del ricovero, anche quando il rischio di essere contagiati è elevato, come può accadere quando assistono le persone colpite dal Covid-19. Mi sono ammalato, probabilmente in ospedale, ma non con i malati, probabilmente il virus me l'ha trasmesso un medico che anche lui è stato positivo un po' prima di me. Prima eravamo noi cappellani a stimolare la preghiera insieme all'ammalato, adesso sono gli ammalati che dicono: padre, vorrei pregare insieme con lei. Malati che avevano difficoltà ad accettare questa malattia nuova, che avevano paura di questa malattia, perché nei primi mesi si sapeva praticamente quasi nulla. Ho constatato una grande sete di Dio nelle persone che ho incontrato. I pazienti normalmente sono contenti di vederci. E con i familiari dei malati invece come vi rapportate? Per loro era un conforto poter sapere dove era il padre o la madre, come stava. Noi siamo da ponte con i familiari che oggi più che mai, già provati da una crisi economica, provati dal virus, sono provati anche da un'assenza, quale quella di un loro congiunto. Chiedevano notizie, soprattutto chiedevano un supporto spirituale, perché anche loro nei primi mesi erano terrorizzati da questa malattia nuova di cui sapevano ben poco.